Signori, buonasera e benvenuti a Palazzo del Toscano. Una serata importante, un'inaugurazione, c'è appena stato il taglio del nastro e credo nell'Italia che stiamo vivendo un taglio del nastro è sempre qualcosa di positivo, di importante. Se questo taglio oltretutto mette insieme tradizione con innovazione, evidentemente siamo davvero sulla strada giusta, mi sembra il leitmotiv importante anche per il futuro del Paese. Due parole su Palazzo del Toscano. Il palazzo fu inizialmente costruito ai primi del Settecento sul progetto dell'insigne architetto Giovan Battista Vaccarini, abitato dalla famiglia Tedeschi Bonadias Baroni di Villaormosa. Nel 1858 fu destinato dall'ultimo discendente della casata al nipote Antonino Paternò, primo marchese del Toscano, che di lì a poco sarebbe divenuto primo sindaco di Catania. Mi fermo qui perché immagino che molti di voi conoscono la storia e l'importanza di questo palazzo. Ho riportato solo qualche cenno anche a beneficio di chi ci segue da casa attraverso lo streaming Unipegaso TV, che è un elemento di innovazione della stessa Pegaso, e quindi tutta la serata verrà registrata e riprodotta poi affinché tutti gli studenti Pegaso nella community possano in qualche modo vivere anche questo momento importante di crescita per la loro università. Do subito la parola al professor Di Carlo, che ci racconta in qualche modo come si è arrivati a Catania e quanto è importante l'inaugurazione di questa sera. A lei, professore. Grazie, buonasera a tutti. Dicevo al sindaco un momento fa che sono molto emozionato. Siamo quasi alla 42esima sede, abbiamo inaugurato l'ultima a Bra, quindi in Piemonte, adesso stasera siamo a Catania, una delle più belle città del sud, lo posso dire da palermitano e lo dico con grande forza, perché ho accanto una persona che il sindaco Bianco, quando viene a Palermo, gradisce e ama anche la città di Palermo, e quindi è un esempio per tutti noi. E devo dire che quando abbiamo iniziato questa avventura qui a Catania e per la prima volta sono entrato in questo palazzo, mi sono dovuto sedere un attimo perché l'emozione è stata così tanta che non era facile, nonostante io a 19 anni qua dentro ho trascorso un capodanno, perché questa era una delle sale ed è una delle sale più belle di Catania. Oggi è adibita a un'aula di università, quindi la tradizione che si sposa con l'innovazione. Sindaco, io la ringrazio veramente perché oggi ci ha dato questo grande onore di tagliare questo nastro, che vedo che lei ha tagliato un pezzettino e se lo conserverà, e questo ci inorgoglisce. Poi ho sentito anche delle belle parole nella sua intervista rilasciata un momento fa, quindi significa che questa iniziativa è accolta molto bene dalla città e dal suo primo cittadino, e noi siamo veramente felici di questo. Ringrazio tutti gli amici che vedo qui seduti, e sono tantissimi, e li ringrazio veramente di vero cuore. In prima fila vedo il procuratore della Repubblica, tutti i magistrati più importanti della città, e quindi un grazie veramente di cuore per averci dato questa possibilità di avervi qua con noi. C'è qualche altro sindaco, il sindaco De Cireale, e tante altre autorità che ringrazio veramente di cuore. Io non vorrei parlare molto, abbiamo deciso di dare un taglio a questa sera per parlare di un libro che secondo me è l'inizio di una grande rivoluzione. Danilo Iervolino, il cui qui presente è mio presidente, una persona meravigliosa che avrete, quando parlo di lui mi emoziono sicuramente, sicuramente potete sentirlo fra poco e potete capire che è un giovane che sta dando tantissimo a questo nostro sud e sta investendo tantissimo, e quindi lo ringrazio pubblicamente per aver avuto fiducia in tutti noi qui in Sicilia. Grazie per quello che fai giornalmente per tutti noi. Questo libro, che dire, now, quindi si dice subito, subito, ora, quindi noi siamo quelli del fare, caro sindaco, come lei, perché lei è stato un esempio da quando era ministro a tutt'oggi, e spero che continui a dare il suo contributo a questa nostra nazione, che ne abbiamo tanto bisogno di persone come lei. Grazie a Marcella Cusimano e a tutti i ragazzi che lavorano qua dentro, da Lidia, da Salvo Coco, dal professor Innorta e da tanti altri che già da mesi si adoperano affinché questa sede sia veramente operativa e che sia fruibile da tutta la cittadinanza di Catania.
Grazie veramente a tutti e passo subito la parola perché non vogliamo che la serata continui e ci gustiamo sia il sindaco che il presidente per questa serata meravigliosa. Grazie a tutti. E grazie al professor Di Carlo per questo emozionato racconto di questo nuovo traguardo per l'Università Pegaso. Do subito la parola al primo cittadino di Catania. Ha sentito, signor sindaco, Enzo Bianco, ecco, la nascita di una scuola, ma anche di un presidente giovane che scrive un libro per Mondadori che si chiama Now, che insomma nell'Italia di oggi è certamente qualcosa di fondamentale e importante. Ecco, il suo punto di vista, che cosa significa per Catania questo momento e quanto abbiamo bisogno di essere veloci e presenti in quello che è il momento del paese? Prego. Grazie. Voglio esprimere insieme la gioia e l'augurio da parte della città di Catania per questa iniziativa, per l'apertura, l'inaugurazione di una università telematica qui nella città, in un luogo che ha un particolare valore. Io sono convinto che una larghissima parte della capacità di ripresa del nostro paese sia legata a cogliere e comprendere che il sud del nostro paese non è un problema ma è una grande opportunità. Bisogna avere coraggio nel dire questo ed essere coerenti. Ma io parto da un ragionamento elementare. Quando finalmente arriverà pienamente la ripresa nel nostro paese, in regioni come la Lombardia, come il Veneto, a cui ovviamente auguriamo successo perché l'Italia è tutta unita, il ritmo di crescita in quelle regioni non potrà mai superare, anche quando andrà particolarmente bene, il 2, il 2,5%. Le regioni evolute del mondo, le regioni più industrializzate, viaggiano ormai con un ritmo di crescita, quando va bene, che è esattamente questo. È nel sud dell'Italia che noi abbiamo la possibilità, a certe condizioni, se sappiamo superare i fattori remoranti, lo sviluppo, di avere tassi di crescita completamente diversi. Sicuramente bisogna cogliere questa opportunità e bisogna investire nel sud considerandolo non un problema, ma ripeto, ma una grande opportunità. Uno dei fattori critici di successo del Mezzogiorno è sicuramente l'intelligenza, la formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. E sicuramente tra tutti i fattori, compreso quello delle infrastrutture materiali e immateriali e quello della legalità, offrire un'opportunità formativa adeguata ai nostri ragazzi significa naturalmente riuscire a essere competitivi. Noi siamo competitivi in quest'area, in quella del Mediterraneo, se sappiamo offrire un valore aggiunto a ciò che facciamo. E quindi i processi formativi sono di straordinario rilievo e di grande importanza. In questa città c'è la più antica università statale della Sicilia, il Siculorum Gymnasium, fondato nel 1434, un grande dono che gli aragonesi fecero alla città di Catania. Siamo molto contenti che l'Università di Catania continui ad avere una sua performance assolutamente adeguata, ma io non ragiono in termini monopolistici, credo nel mercato e nella competizione. E quindi sono felice che l'offerta universitaria oggi a Catania si ampli con la vostra presenza qui, una presenza tra l'altro che coglie un segmento nei processi formativi straordinariamente innovativo. Siamo nell'epoca in cui c'è stata la grande rivoluzione dell'informatica. Mi piace raccontare spesso, e lo faccio per far capire di che cosa si tratta, mi piace raccontare che quando io ero bambino e abitavo, prima di venire a Catania, in un paesino dell'interno della Sicilia, mi piace raccontare che un ragazzino, un bambino che stava nel paese in cui sono nato o ho passato i primi anni della mia infanzia, quel ragazzo aveva la possibilità di leggere un solo quotidiano che arrivava nel paese a mezzogiorno ed era il quotidiano La Sicilia di Catania. Oggi un ragazzino che vive all'interno della Sicilia ha le stesse identiche opportunità che ha un ragazzo che vive a Manhattan o vive a Londra e in qualunque momento può consultare idealmente tutte le opportunità che sono naturalmente di solito concentrate nelle grandi città.
Mi piace raccontare che quando ho cominciato a lavorare, la mia prima attività professionale al servizio studi del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, la mia banca, la banca a medio termine in cui lavoravo, è stata la prima grande banca italiana a investire nell'elettronica e comprò un palazzo in via Quintino Sella, proprio di fronte al Ministero dell'Economia, oggi, e delle Finanze, il vecchio Ministero di Sella, comprò un palazzo intero, lo svuotò letteralmente quattro piani per realizzare il primo cervellone elettronico di cui noi eravamo orgogliosissimi. Presidente Iervolino, quella memoria contenuta in quel palazzo è esattamente la memoria che oggi c'è in un iPad. E quindi abbiamo fatto sostanzialmente un galoppo straordinario. Il fatto che voi anche sui processi formativi cogliate questa opportunità, che è l'opportunità, ripeto, di utilizzare la tecnologia per abbattere o ridurre al minimo quel differenziale dello spazio e del tempo che offre delle grandi opportunità a una terra che in qualche misura è marginale o ha rischiato di esserlo, è sicuramente un fatto molto positivo. Il fatto che tutto questo sia coronato poi da un giovane imprenditore, il più giovane rettore di una università europea, che con grande determinazione, quasi battendo il pugno sul tavolo, presidente di una università telematica, sicuramente è un fatto ovviamente di grande rilievo, perché in tutto questo e nel libro che lei ha scritto, che ho avuto modo di scorrere già, vedo che c'è esattamente la piena consapevolezza della strada verso cui bisogna andare, correndo e anticipando i tempi e avendo coraggio. Riscontro in questa vostra iniziativa coraggio. Mi fa molto piacere che questo antico splendido palazzo, la parte sua più bella, oggi sia utilizzata per processi formativi, torna a vivere di una dimensione nuova. Con questo sentimento sono lieto di interpretare ufficialmente, cingendo idealmente la fascia di primo cittadino, l'augurio che la città di Catania intende rivolgere a voi per questa bellissima iniziativa, che auguriamo che abbia qui a Catania ancora più successo che in altre parti del nostro paese. Questa è una città che risponde alle innovazioni di qualità e io sono convinto che la vostra sarà una innovazione di successo, e l'augurio con cui rivolgo il saluto e l'augurio della città di Catania. In bocca al lupo. E grazie al primo cittadino Enzo Bianco, che ci ha regalato certamente delle fotografie straordinarie anche legate al passato, che porteremo con noi questa sera. Diamo adesso la parola alla dottoressa Marcella Cosimano, che è la responsabile della sede Pegaso qui a Catania. Non funziona. Prego. Sì. Buonasera a tutti. Allora, inizio ringraziandovi tutti per essere venuti qui oggi, sia per l'inaugurazione sia per l'evento che rappresenta la nostra sede, ma soprattutto per capire cosa organizzi l'Università Telematica Pegaso, quale sia il suo progetto e chi ci lavora. Io, in quanto responsabile di questa sede, ho il compito di fare questo discorso nonostante la mia emozione, Presidente. Sarò breve. Sono passati ormai più di 3 anni da quando mi sono imbattuta in questa nuova realtà universitaria, affrontando un progetto importante. Circa un anno fa hanno deciso il presidente Danilo Iervolino e il professore Calogero Di Carlo di dare forma stabile a questo progetto, dando vita alla sede Pegaso di Catania. Sono mesi che ci giostriamo tra restaurazioni, siti internet, volantini pubblicitari, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, Presidente. Sono mesi, come dicevo, è stata veramente molto dura. Adesso anche Catania ha un cuore Pegaso, e lo dico con emozione. E concludo, voglio concludere perché non voglio dilungarmi. Concludo nel dare ringraziamenti alle persone che mi sono state vicino nell'organizzazione di questa inaugurazione e non solo. In particolare nelle persone il dottor Salvo Coco, esempio di correttezza e di professionalità. Senza il suo apporto non avrei raggiunto con tanta efficienza ed efficacia questo grande obiettivo. Ringrazio la signora Lidia Brocato, che con grande entusiasmo e spirito di unione non si è persa mai d'animo, rimanendo vicina sempre al mio fianco. Il professor Innorta, docente Pegaso, anch'esso presente con grande solerzia. E ancora una volta,
Ringrazio il professore Di Carlo per l'attenzione che ha avuto per me e per la mia famiglia. E tante parole spesso non sempre rendono interessanti i discorsi. A volte una sola parola racchiude un profondo significato. Grazie Calogero. E in ultimo, con emozione, ma lo faccio, lo devo fare, ringrazio mio marito. Mi è stato veramente di grande aiuto. Scusatemi, i momenti di sconforto e di fragilità, e lo devo veramente ringraziare tanto. Grazie. E grazie anche per questa emozione che però ci ricorda, insomma, che nell'Italia moderna anche gli uomini sanno stare accanto alle donne, perché spesso veniamo richiamati da questo punto di vista, invece abbiamo sentito anche questo ringraziamento pubblico. È bello sentirlo. E un grazie a proposito di ringraziamenti anche alla famiglia Petino, che è presente in sala, sono i titolari di questo stabile, per come lo hanno custodito, grazie, e soprattutto per averlo voluto concedere a Pegaso. Grazie ancora. Prima di dare la parola al presidente Iervolino, che avrà modo chiaramente di dirci, no, cos'è Pegaso, dove sta andando Pegaso, la parola al procuratore della Repubblica di Catania, il dottor Michelangelo Patanè. A lei, procuratore. Ho accolto con piacere l'invito che mi ha rivolto il dottore Coco, in primo luogo per l'importanza di questa manifestazione, una nuova università qui nella nostra città. E poi perché il dottore Coco per molti anni mi ha collaborato quando ero in Procura Generale, e devo dire in assoluta sincerità che diversi processi ho potuto fare perché ho avuto il suo aiuto e il suo aiuto informatico, quindi un aiuto molto intelligente e direi determinante in relazione ad alcuni processi che diversamente non si sarebbero potuti affrontare con la carta e la penna. E poi dicevo l'importanza di questa università. E già il sindaco Bianco lo ha illustrato. Questa università consente di mettere su una stessa linea di partenza giovani e non giovani che si trovano in situazioni molto diverse. L'articolo 3 della nostra Costituzione sancisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, hanno pari dignità. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere sociale, economico, che possono impedire, ecco, il pieno raggiungimento della dignità umana e quant'altro. La Costituzione dice che la Repubblica favorisce la cultura. L'articolo 34 dice che i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i livelli più alti degli studi. Però tra lo studente, il giovane che abita a Catania, e lo studente che abita in un paese disperso sui Nebrodi o sulle Madonie, non si può dire che sono nella stessa posizione di partenza. È evidente che lo studente di Catania va all'università comodamente a piedi, in bicicletta o col motorino, diversamente da chi si trova sui Nebrodi o in paesi dispersi nella nostra terra. Quindi questa università, che consente di poter studiare a qualunque ora, appunto, quando si vuole, quando si può, perché può essere che il soggetto lavora e quindi non ha tutta la giornata a sua disposizione, e dove vuole, sicuramente è un grande vantaggio per tutti. Quindi un augurio a questa università e a chi poi ne usufruirà di avere i migliori successi. Grazie. Grazie anche al procuratore della Repubblica di Catania, il dottor Michelangelo Patanè. Ora qui al tavolo dei relatori c'è anche il dottor Gianni Tonelli. Lo invito ad un saluto. Gianni Tonelli è segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie mille. Ma io sono qui per portare la mia testimonianza positiva con riferimento a Pegaso, perché ho riscontrato nella mia esperienza di vita quella che è l'opportunità che può essere fornita. Io sono entrato in polizia il 20 gennaio del 1984. 3 mesi prima mi ero iscritto all'Alma Mater Studiorum di Bologna
perché volevo conseguire l'università, la laurea in giurisprudenza. Devo dire che non è stato semplice. Non è stato semplice perché non era possibile andare a lezione, perché ero stato mandato anche i primi 2 anni in un reparto mobile, quindi la mia sede di servizio era l'Italia, da Reggio Calabria fino a Trento. E giravamo in continuazione perché si seguivano quegli anni, mi ricordo, il presidente Sandro Pertini, che era molto attivo sul territorio nazionale, e anche alla visita pastorale di Giovanni Paolo II. E per dire, eravamo sempre in giro. E il mio problema è che quando a mezzanotte smettevo dovevo studiare. C'erano i miei colleghi che uscivano, andavano in discoteca, in giro, io stavo a studiare. Per me è stato un problema, perché non avere l'aiuto dell'università, anche sotto il profilo dello stimolo, della carica, della motivazionale, è stato un problema. A volte per motivarmi mi era sufficiente andare a Bologna all'università e fare una passeggiata in via Zamboni, la via dell'università, senza neanche entrare. Già mi bastava per 15 giorni per avere la carica. E quindi quando sono diventato segretario generale ho cercato di favorire, perché ci sono tantissimi colleghi. Quando andavo a dare l'esame all'università, di studenti lavoratori ce n'era 1, 2, 3 in quegli anni. Oggi ce ne sono tanti, il mondo è cambiato. E questa è l'opportunità che viene fornita, che io non avevo. E ho fatto difficoltà, ho fatto fatica. Nonostante sia andato molto bene nel percorso degli studi, perché insomma, meno male, mi sono laureato a pieni voti, ma non è stato facile, perché farlo da solo è difficile. A volte, chiaramente, la scienza si trasmette e non basta a volte un libro per poterlo fare. Serve molte volte, come ho detto, una carica motivazionale, e serve che certamente queste cose vengano spiegate. Per quello che ho voluto fornire, ci sono tantissimi miei colleghi oggi iscritti al SAP che sono e studiano tramite la Pegaso, e questo per noi, voglio dire, per me è stata una grossa opportunità, perché questi colleghi poi hanno la possibilità di conseguire laurea, di progredire nel percorso professionale. Ci sono tante persone che sono entrate da agenti e oggi sono questori grazie proprio anche a questa possibilità, perché hanno avuto l'opportunità di migliorarsi, e a volte non è semplice, anche perché sono contento di farlo, perché devo dire la verità, molte volte le amministrazioni che dovrebbero essere stimolatrici di questo invece vedono il percorso di studio un po' in negativo, perché vedono come una sottrazione di risorse, di una distrazione, mentre invece è una ricchezza. La cultura non è mai tempo buttato via, e in questo si va. Mi permetto di anche fare una riflessione sul suo libro, che, anche se voglio dire sono la persona meno titolata, perché sono un po' un allergico a quella che sono le tecnologie. Ma quando sono diventato segretario generale, ho letto la sua introduzione, Now, in questo momento, e devo dire, non c'è nulla da fare. Ho iniziato a fare questa attività e mi sono reso conto dell'abisso che mi separava in questo compito da quello che era il livello che avrei dovuto avere nella comunicazione. Tutto gioca su questo. È inutile avere il più bel prodotto se poi non si è in grado di farlo arrivare agli altri o farlo percepire. Giro per l'Italia, si lavora come dei matti, almeno l'impegno è tanto, e molte volte mi rendo conto che la gente non sa. Per questo motivo sono 2 anni da quando sono segretario generale che faccio 2 corsi all'anno proprio sul web per stimolare. E se lei me lo consentirà, proprio questo libro è quello che serve, perché dopo l'ultimo corso anche che ho fatto fare di 3 giorni, un full immersion proprio per cercare di far comprendere ai miei colleghi l'importanza di trasmettere, perché oggi non c'è nulla da fare. Una volta, come diceva il sindaco Bianco, aspettavo, quando ero segretario provinciale a Ferrara, voglio dire, dovevo finire la barba, quindi giovane ragazzo, attendevo il mercoledì la busta delle notizie che mi arrivava dal centro da Roma per stamparle. Oggi, dopo mezz'ora, sei già in ritardo. Oggi ho quasi litigato col mio addetto stampa perché una notizia è uscita 1 ora dopo, era già bruciata. E quindi dobbiamo essere ai tempi, sui tempi, e dobbiamo andare. Questo è fondamentale. Sarà sicuramente questo un ottimo materiale di cognizione e di formazione per i miei segretari provinciali. Gliene regalerò uno ad ognuno di essi. Grazie mille, Presidente. E grazie a Gianni Tonelli anche per questo ricordo legato al libro. Beh, ci siamo. E avere l'occasione di sentire nell'inaugurazione di una sede il fondatore di un'idea, di un progetto, di un'azienda, credo sia
un'occasione davvero importante, unica, sentire il pensiero, come è nata questa università. Siamo, mi ricorda di Carlo, a 10 anni quasi, festeggerà Pegaso 10 anni fra un po', e beh, sentire come è nata questa idea è davvero qualcosa di importante. C'è un libro che arriva proprio nel decennale, abbiamo detto, pubblicato da Mondadori. Vi leggo solo una frase che sta dietro, poi la parola subito al Presidente. Stiamo assistendo ai primordi di una fusione tra la vita reale e la vita in rete, un e-life in cui le due esistenze si integrano completamente, si chiama evoluzione della specie. Quindi un momento davvero particolare, la parola al Presidente Danilo Iervolino perché ci dica qualcosa in più su Pegaso. Buonasera e grazie veramente di cuore per essere intervenuti. Ringrazio innanzitutto il Sindaco per l'amabilità, l'affettuosità. Il Sindaco Enzo Bianco aveva già espresso parole di apprezzamento per la nostra università, ma oggi con la sua presenza ha rafforzato quella che per noi già era l'idea di vicinanza, perché sul territorio non vogliamo fare concorrenza a una prestigiosissima università, ma solamente arricchire un'offerta formativa soprattutto per coloro che lavorano. Un ringraziamento a tutte le autorità, al Procuratore Generale Scalia, al Procuratore Patanè, al Dottor Tonelli, e un grazie di cuore al amico Calogero Di Carlo. Anche qui dopo farò un piccolo spaccato per raccontarvi come nasce la nostra grande amicizia, e a Marcella e Sario. Marcella, mi hai emozionato molto con le tue parole, perché a volte ci dimentichiamo di ringraziare i nostri cari, e devo dire la verità, colgo questa occasione anch'io per ringraziare non solo mia moglie, mi dà la forza tutti i giorni, ma anche il mio compianto papà, che purtroppo non ha potuto vedere quello che ho creato, ma purtroppo mi ha dato però quei grandi insegnamenti che oggi sono il driver della mia organizzazione, che poi mi rendo conto di aver creato forse qualcosa di importante quando negli ultimi mesi dei fondi americani sono venuti, e a cifre che io neanche immaginavo lontanamente di poter contare o valutare, volevano comprare la nostra organizzazione. Invece rimane italianissima e del Mezzogiorno. Vorrei provare a fare qualche ragionamento insieme. Innanzitutto io sono un chiacchierone, dicono di essere, che sono un grande chiacchierone, ma potrei fermarmi, perché dopo le testimonianze vostre avete sintetizzato puntualmente le opportunità che dà Pegaso. Io cercherò invece di fare le premesse per cercare di vedere con altri occhi, se possibile, la grande rivoluzione digitale e le opportunità che possiamo cogliere. Lei prima ha parlato di dati. Io sono anche consigliere di amministrazione di Svimez. Sapete che siamo stati nefasti quest'anno, dicendo che il Mezzogiorno ormai vive una desertificazione industriale inferiore a quella della Grecia, dei dati incredibili, reddito pro capite 12.000 al nord, 27.000, spesa a metà rispetto a quella del nord, e alla fine il rapporto finisce con una comparazione. Dal punto di vista docimologico la valutazione è sempre comparativa, si prende la Germania e si dice in Germania la crisi si è superata perché si è investito in formazione universitaria, oggi invece formazione in generale, scolastica universitaria, mentre in Italia assolutamente no, quindi è necessario investire. Premetto che noi non prendiamo soldi pubblici, quindi lo si diceva per il sistema universitario. Mi viene in mente un'altra riflessione fatta da uno scrittore, Thomas Piketty, che nel suo Capitale, anche qui, è nefasto nei confronti delle economie occidentali, e dice che queste economie occidentali stanno creando una forbice che si allarga sempre di più. I ricchi diventano sempre più ricchi perché investono nel mercato finanziario, che remunera molto di più il capitale rispetto a quello investito nel mercato reale, e quindi i ricchi sono più propensi a investire nella finanza senza rischio, l'area del rischio. L'unico modo per creare l'ascensore sociale è la formazione. Continuando, sono parole del Presidente della Repubblica di quest'anno, cinghia, e poi entriamo nel vivo di quello che è il mio ragionamento, cinghia di trasmissione, quindi grimaldello per la crescita, nel collegamento tra imprese, innovazione e giovani. Ci viene subito in mente all'economia delle start-up. Startup sono le imprese promosse dai giovani in ambito tecnologico, cioè che portano innovazione. In Italia sono appena 4.287.
Nei primi tre anni il 60% delle aziende ha un conto economico, cioè un risultato negativo. Impiegano appena 3 persone per azienda. Facciamo una comparazione. Dove ci vogliamo girare? Nel Mediterraneo? Vogliamo prendere quel piccolo stato che viene chiamato National Startup, che è Israele, in cui una semplice azienda come Waze è stata valutata a 10 miliardi di dollari. Perché tutto questo? Ritorno invece al discorso. Perché la cultura meridionale, ma soprattutto, lo dico in generale, italiana, è una cultura solipsistica del io e solo io. Le aziende nascono scollegate all'università. La prima regola, la prima mission di università non deve essere più non solo l'accademia e la ricerca, ma la terza missione, il rapporto con il territorio. Deve confrontarsi e deve rappresentare un volano di crescita. Beh, Sindaco, è chiaro che a tutti ora sta venendo in mente una domanda: voi come fate, essendo telematica? Proprio perché siamo telematica abbiamo questa sede, perché la formazione a un livello generale viene fatta online, ma poi il rapporto deve essere sul territorio. Noi intercettiamo i fabbisogni formativi del territorio, e non solo portando una formazione a chilometro zero nelle famiglie, per coloro che vogliono formarsi in età adulta, per i diversamente abili, ma anche per i giovani avvezzi alla telematica, ma soprattutto per favorire gli incontri, quelli propri della terza missione, in cui c'è un collegamento tra la città, tra il popolo e l'università, che cambia logicamente da città. Catania è differente sicuramente da Napoli, e sicuramente lo sarà come esigenze da Torino o da Milano. E quindi il libro Now cos'è? È una frustata. È una frustata, ci ho pensato tanto, non perché sono un amante dell'America, un amante degli inglesismi, ma solamente perché dava l'idea non dell'adesso, di una cosa spenta, ma di una frustata, di una pistolettata a tutti coloro che dicono: io non posso, io non voglio, io non ora. Lei prima ha detto le opportunità. Se si va sul web, in un mercato reale, chi apre una industria di plastica a Catania non ha le stesse opportunità se le apre a Düsseldorf. Qui c'è la malavita, qui non ci sono le infrastrutture, qui non ci sono i servizi, non ci sono gli investitori, non c'è chi ce lo distribuisce, e quindi non è una guerra alla pari, una concorrenza alla pari. Sul web invece è alla pari. Un giovanotto di Sydney ha le stesse opportunità di uno di Caltanissetta anziché di uno di Aosta, perché il web è meritocratico, il web è democrazia pura, le idee contano molto di più dei capitali. E qui abbiamo degli alfieri che devono essere da esempio. Abbiamo un esempio, Steve Jobs della Apple. Lei si immagini, Sindaco, se in Italia, nelle nostre università, un testimonial di eccezione avrebbe chiuso con: siate folli, siate affamati. Steve Jobs chiude così, nel campus di Stanford, un suo discorso. È stato uno sprone favoloso. In Italia invece l'omologazione, la poca inclusività, l'arretratezza nelle tecnologie, perché quasi il successo viene visto come una colpa, che è una cosa assurda, tutta italiana. E tra le tante cose si ha paura di sbagliare, perché l'omologazione ti rende più sicuri nella società. Quindi io preferisco non fare niente, non sbagliare, ma sicuramente non vengo giudicato male. Il libro, quindi, avete compreso tutti, che dice esattamente il contrario. Finisce, ve lo racconterò velocemente dalla fine, con il mio pensiero. E il mio pensiero penso che è ben chiaro: questo non è il momento delle parole misurate, del solco tracciato agli altri e dei gesti cauti. È il momento di agire, lo dico sempre, lo dico ai giovani. È il momento di fare, di provare a fare. Si può anche fallire, ma l'importante è comunque crederci e avere una spinta anche di orgoglio, un sussulto di orgoglio. Il libro, lo racconterò velocemente, nasce da un mio viaggio in America. Troppo generosamente è stato pubblicato da Mondadori, ma non sono uno scrittore, sono un modesto manager. Purtroppo in America mi sono dovuto scontrare con una realtà che è totalmente differente alla nostra. Ero convinto di poter emergere, invece a malincuore ho dovuto constatare che tutte le mie idee o le mie
capacità, purtroppo lì non mi creavano un'opportunità. Il primo giorno che incontro il dean della Columbia University mi dice: ma lei ha $1 billion? Ho detto: no, assolutamente no, vengo da una famiglia di imprenditori, ma molto modesta. E lei che è venuta a fare in America? Qui abbiamo università che capitalizzano 14 miliardi di dollari in borsa, lei arriva, vorrebbe aprire una piccola sede, una piccola cosa, diventi prima grande e poi ritorni. Io mortificato, avevo incontrato i dean, qualcuno era stato più generoso di Stanford, avevo fatto tutto il giro dell'America, della New York University, però mi dice: però io la voglio ascoltare. Mi ascolta e mi dice: guardi, io non le do una bocciatura, lei nei prossimi anni macini, perché le sue idee sono molto interessanti, questa metodologia SMART, questa pedagogia dei tutor, dei mentori, è una cosa molto italiana. In America l'università telematica è molto robotica, più che, quindi ci lavorano poche persone, mentre in Italia, poi le accennerò questa cosa, non è una semplificazione, esattamente il contrario, sia del processo che del metodo. E me ne torno, e quindi anziché scoraggiarmi nell'aereo penso esattamente il contrario. Penso che mi devo far coraggio, le sfide mi sono sempre piaciute e dico: beh, devo rimodulare la mia proposta, la mia organizzazione, e nel frattempo comincio a bozzare qualcosina e quindi comincio a parlare del web, comincio a pensare a chi mi devo rivolgere, come posso potenziare il web, come posso creare opportunità, come posso creare colleganze, sinergie, e quindi esce fuori questo libricino, perché le nuove frontiere del web parlano proprio di questo, parla della società wireless, parla di una società che con un semplice collegamento può permettere a un maestro di orchestra di stare qui e a un pianista a New York anziché un violinista in Papuasia. E l'orientamento ci deve essere, perché il web è un mare magnum, trovare le cose, atterrare sul sito giusto, sul portale giusto, incontrare le persone giuste, capire l'efficacia di Facebook o di Twitter. C'è gente che guadagna miliardi, altri invece che perde tempo, allora stordisce questa cosa, che dice: è possibile che lo stesso strumento fa fare miliardi alle aziende e altri invece permette invece uno sterile gioco e perdita di tempo? E beh, questo è il web. Il web permette delle grandi opportunità a chi fare sintesi, astrazione, e invece per gli altri diventa una navigazione verso un mondo che è distante. Il libro quindi cerca di sintetizzare due concetti fondamentali: quello della vita sicuramente reale e quello della vita sul web, che possono fondersi, perché la vita sul web va vissuta non attraverso un avatar ma attraverso la propria vita, e quindi anche la quantità di tempo e la velocità nell'agire. Ho teorizzato alcune teorie che ora non sto qui a scendere nel tecnicismo, perché oggi è una giornata di festa, quindi i tempi devono essere stringati per poi fare un brindisi insieme. Parla poi del web, questa nomenclatura che passa da 1.0, 2.0, 3.0. Cos'è questo 2.0? 2.0 è un nuovo web che si reinventa, diventa più sociale, più cooperativo e si spinge al 3.0. Mica è un web che diventa più tecnologico, no. Cambia l'approccio, diventa proattivo. Prima abbiamo parlato di comunicazione, una comunicazione 3.0, una comunicazione che ha una ibridazione dei linguaggi, parla per sketch, parla per immagini, parla attraverso non più un giornale che anestetizza il lettore, bensì attraverso l'amico con dei commenti. Si aprono dei nuovi scenari, per questo sono impicchiati i giornali, la maggior parte, perché non riescono a comprendere che oggi più che leggere una notizia sul web, uno è interessato a sapere come la pensano i propri amici su quell'argomento, non il pensiero del giornalista. E poi il web, ormai, lei prima ha detto tutto quello che avevamo fatto in banca riguardo alla tecnologia, oggi sta in una pennina. Ma immaginate la biblioteca di Alessandria, All National Geographic, che oggi va veramente in una cosa che pesa 15 grammi. Cioè lo scibile umano è presente sul web, quindi cambia anche la formazione, perché oggi non si può stare più assisi in cattedra, ma c'è la necessità anche di essere un mediatore culturale, perché se io oggi voglio fare una lezione di architettura e voglio studiare
Renzo Piano, mentre progetta il nuovo piano regolatore in Brasilia, ci metto un secondo e lo posso commentare con il mio amico di Sydney. E quindi io come faccio a non rimodulare e ripensare l'offerta formativa? Beh, Pegasu ha fatto un po' sintesi di questa cosa, nasce nel 2006, anche di questo parlo, anche un po' della mia biografia e della mia storia imprenditoriale. Nasce nel 2006, nasce lentamente da un progetto che mi vede coinvolto in prima battuta come manager di un'università statale, l'Università di Salerno, che mi chiama, legge la mia tesi di laurea, io sono laureato invece a Napoli, e dice: perché non mi vieni a dare una mano, perché ho letto la tua tesi sul network dei servizi. Questa cosa produce degli effetti, perché i loro corsi online hanno una traiettoria di crescita vertiginosa. Nel frattempo la norma permette anche ai privati di pensare di fondare e istituire un'università. Lo faccio e la cosa diventa veramente incredibile dal punto di vista anche emotivo. Tutte le persone, compresi i docenti a cui ero legato e che erano i miei capi, si licenziano dall'università statale, credono nel mio progetto e vengono a lavorare con me. Perché avevamo sposato la mission, che era quella di fare un'offerta formativa democratica, portabile, adatta ai giovani, adatta a chi lavora, ma anche adatta a tutti coloro che hanno la volontà di avere un'università totalmente differente. Totalmente differente, perché studiare, sindaco, le prometto che solo qualche altro metodo, le avevo premesso che era un chiacchierone, però sono un appassionato della mia organizzazione, le prometto che qualche minuto e terminiamo. Perché? Perché lo studio diventa differente. Non è robotico, come dicevo prima, non è a gettoni, non entro con delle user e delle password, mi vedo dei video e in autoformazione decido, sì, quando, dove voglio, ma lo faccio da solo. No, entro, posso decidere di vedere tutti gli altri componenti della mia aula virtuale, ci posso dialogare, posso chiedere al tutor del perché di quella notizia, di quell'argomento, lo posso commentare. Se il tutor decide, il docente, che quell'argomento è di interesse, quindi ha espanso lo stesso argomento, lo prende e lo rende comune a tutti. Quindi c'è uno studio formale e anche uno informale, perché lo studio passa anche attraverso i social network. Tutto questo è totalmente innovativo. Ma a quale condizione? Come? Quando? La qualità, la maggior parte delle volte devo discettare, ieri proprio mi sono trovato con 7 rettori delle università statali a Capri a parlare di questo e loro hanno detto: sì, indubbiamente il telematico è stato visto male, oggi invece si ripiega in America, Stanford, Princeton, tutte le più grandi università già stanno facendo formazione universitaria. Perché? Perché il telematico è un contenitore, dipende dal contenuto che ci metti dentro. Se noi abbiamo 107 docenti ordinari su 9 corsi di laurea, probabilmente alle altre università, abbiamo 2 premi Nobel, abbiamo 2 ex presidenti della Corte di Cassazione, uno addirittura della Cassazione, della Corte Costituzionale, addirittura il professore Tesauro in carica è venuto a farci lezione, tant'è vero che il nostro sito si apre con la lezione dimostrativa del professore Tesauro. Abbiamo 80 magistrati che insegnano da noi e abbiamo tanti specialisti, abbiamo un premio Nobel Montagnier. Sono venuti a testimoniarci l'affetto, la vicinanza nei nostri convegni, l'establishment culturale e intellettuale del paese, alcuni li abbiamo anche messi sulle nostre brochure, da Cantoni e Roberti, hanno fatto lezione da noi, premi Nobel, politici. Perché? Perché il nuovo non deve spaventare, dipende da come questo contenitore poi viene utilizzato. Abbiamo detto che ci mettiamo dentro la qualità. Ma la valutazione come avviene? Avviene anche in itinere. Quindi cosa succede? Che dei tutor valutano se lo studente è pronto per andare a fare gli esami. Da noi non ci può essere uno studente non preparato, perché se non ha fatto almeno, per fortuna ci sono dei testimonial, quindi lei sicuramente con i suoi avrà parlato, l'80% addirittura è restrittivo rispetto alle università tradizionali, perché io nelle università tradizionali posso provare ad andare a fare l'esame. Da noi, se non hanno almeno seguito l'80% delle lezioni, fatto tutti i test e interagito con il tutor, non permette il sistema di poter andare a fare gli esami. E poi c'è l'ultima valutazione, che è quella dell'output che fuoriesce.
cioè lo studente, il grado di soddisfazione e la spendibilità nel titolo nel proprio ambiente lavorativo. Parlo nei numeri perché poi è chiaro che sono di parte, potrei essere autocelebrativo ma non voglio esserlo, l'88% dei nostri studenti è soddisfatto e spende il titolo nel proprio ambito universitario. Concludo. Lei ha fatto un augurio, sperando che nelle 42 sedi, all'interno delle 42 sedi di Pegaso, Catania sia quella che risponda meglio. E io me lo auguro. E anche io voglio fare una promessa che non è piangeria, non è di circostanza. Anche noi non siamo qui per prendere, ma siamo innanzitutto per dare. Quindi ci auguriamo un collegamento con tutte le forze produttive, intellettuali della città, per poter dare borse di studio ai meritevoli e soprattutto alle persone che non possono permettersi gli studi. Grazie ancora. E grazie al presidente Danilo Iervolino. È un viaggio quindi che inizia da qui, che prosegue per Pegaso. Andiamo a fare un brindisi adesso insieme a questa inaugurazione. Grazie ancora.